Vari. Vari. Scelta, te son che no. Magari. Oh. Magari scelta, te son che no. Magari. Magari scelta, te son che no. Ma te pigli tu caffè, te. Magari. Oh. Ma bella che son che no. Ah, che c'è? Fa? Già sono le 9, eccoci. A sera sei prima di andare a letto, che subito si fanno le 9 del giorno dopo. Sai che fa? Mamma mia. Cioè, fa freddo fuori. Hai voglia? Si gela. Io me ne sono accorto stanotte. La casa è gelata. Non potevo pigliare calimma. Niente. Ma ci mise due maglie di lana, due maglie di lana. Uscialla, sciarpe. I pedalini di lana, qui c'è. I pedalini di lana che ho comprato tu. Ti ricordi, qui c'è? Ma tu dicessi che aveva avuto la combinazione, che era lana pura. Non c'è, ti ricordi, eh? Non c'è, ti ricordi, non c'è. Non c'è, te ne sei andata. Sto calo, cari, sto calo. No. Parla, che scammaria, mi fai parlare in faccia al muro, che dai segni di vita. Parla, parla, che ti sento. Ah, i pedalini che ho comprato tu, che dicessi che erano di lana pura. Io, la lana pura, li danno imbrogliati, è tutta una mistificazione, per carità. La lana pura. La lana pura, quando si lava, si stringe, no? Quello più si lava, più si allarga, si allonga, si è diventato due barche. Io c'è un caffè. Un papà con un letto, billano, Ah, ho portato il caffè. Siamo arrivati. Non c'è, fa freddo fuori, fa freddo. Sì, Lucario, te l'ho detto, fa freddo e basta. Fa freddo. Questo Natale si è presentato come comanda di Dio, con tutti i sentimenti si è presentato. Lo deve fare, è il mese suo. Mamma mia, Carmelo Concetti, sei immortalata. E che bella schifezza di caffè che hai fatto. Non ti faceva la cioccolata. Un pochettino lascia e tutto caffè. Ma perché vuoi dare la colpa al caffè? Che dentro questa tazza non c'è mai stato. Lucario, ti sei svegliato spiritoso stamattina, sì? Beato te. Concetti, piglia collera. Tu sei permalosa, sei diventata permalosa. Tu sei una buona madre di famiglia, donna di casa, sai fare tante cose come si deve, sai, c'è la pasta e fagioli, voglio dire, la pasta e pasilla, la frittata con la cipolla.
Sei maestra, tu sei la reginetta della frittata con la cipolla. Un caffè non è cosa per te, conci? Ah, e non devo pigliare. Tu a chi vuoi affliggere? Non mi pigli, conci, non mi pigli. Non lo sai fare, non lo vuoi fare. Non lo puoi fare perché tu vuoi risparmiare, col caffè non si risparmia. Che le cartuscelle che tieni da cucire, niente tutta cosa, straccia, si compra il caffè fresco. Che marito, questa fetta di scarrafuno, cugino. È un tuo pigliato. Non me lo piglio, non me lo piglio. Ma voglio andare a casa, sono pazzo. Non c'è, fa freddo fuori? Oh, mamma mia, sì, cari, sì, fa freddo, hai capito che fa freddo? Il freddo non l'ho creato io, l'ha creato il Padre Eterno, perciò ti ha rassegnato, hai capito? Fa freddo, fa freddo, fa freddo! Sei destra della ammazzata ancora? Che Maria, ho domandato se faceva freddo, che se come sei aspra, che se cos'è? Se come sei diventata aspra? E dicevo, l'hai già detto, basta, finisci, c'è bisogno di fare questa tarantella in mezzo alla stanza, allora. Fa freddo, che mi fa? È Natale, fa freddo. Questo Natale si è presentato come comanda è Dio, questo pure l'avete detto. No, questo, pure che? Pure che, stieri. L'avevo già detto, ma che male ci sta. L'avevo già detto. O presente, lo sta con giù. Ah, sta là, o chi te l'ha toccato. Quest'anno faccio il più bel presepio di tutti gli altri anni. La sorella del terzo piano mi ha incontrato in mezzo in scala, che lo fa pure lui quest'anno, o presepio. Gli vi faccio rimanere a bocca aperta, se stai a fresca. Io ho fatto i progetti, proprio tutti i progetti, il disegno proprio. Già, quello le squagliate, Lugare, io in questo momento mi sono alzata, capite? Se credete che mi debbo vestire e scendere a fare la spesa, io mi vesto. Altrimenti, ecco, ci mettiamo qua e aspettiamo gli ordini del signor Luca Cupilli, che è comandante. Non le squagliate, no. E ieri sera che ti dice, domani mattina, fammi piacere, scalfa la colla, prima mi fa un caffè, perché se no non posso lavorare e il presepe non è pronto per domani. Abbiamo capito. Abbiamo capito, andiamo a scarpare subito la colla, se no qua non si ragiona, stamattina mangiamo colla, oi Lucari, ecco qua la colla, andiamo a scarpare, siete serviti a arrivare, noi andiamo a scarpare la colla. Si becchia, con c'è, te si è fatta vecchia, te si è fatta. Va bene, è una, due, e tre. Sta casa gelata. E poi si piglia le catarre, e così si piglia le catarre. Tommasi, sono i nove e un quarto. Chiama bello Tommasini, eh? Tommasi, tu è inutile che fingeva di dormire, eh? Io lo so che stai sveglio. Ah, Susi. È una zozza proprio. Alzati.
Guardate là, guardate. Guardate si è cosa. Un cedrullo lungo, lungo, guarda. All'età tua è ancora rindoletto. Io, quando tenevo l'età tua, a quest'ora, alle 7:30, figurati. Sì, già stavi in piedi. Accompagnava mio padre, che doveva andare a lavorare. Ehi? Accompagnava fino alla porta, la baciava la mano, perché allora c'era il rispetto per il genitore. Arrivava alla porta, me ne tornava e mi coricava un'altra volta, così. Mi faceva un altro paio d'ore di sonno. E ma bello, vado, ma sì, su. Fa un anno mi ha curato. Gioia, come mangi fatti? Su. Il giorno fa freddo, ma insomma, è meglio che ti sbrighi. Bella. Tutti a letto. Babà. Ma sì, susa, tu? No. Susa, te. È meglio che andrò a Urizzi, se no ci facciamo la croce a prima mattina. Ah, zuppa e latte. E che stiamo a fare, tu? Che stiamo a fare? La zuppa e latte, la cena, la colazione, il pranzo. Ah, susa. La zuppa e latte te la pigliate dentro la cucina perché non tiene i servitori, eh? Se non me la portate dentro il letto, non mi soso. No, tu ti soso, se no ti faccio con l'ospitale, capito? Abbiamo sbagliato la colla, i caffetti, tieni, la rotame. Capito. Non capisco tu sto proseguo che fai a fa. Tempo sprecato. Denaro che se ne va, non è sa meno buco. Non viene neanche bene. Già, non sapessi che non viene bene. Io ci sono stato il padre dei presepi, quando veniva Natale venivano a chiedere consigli a me. Mo viene lui e dice che non viene bene. Ehi, a me non mi piace. Questo lo dice perché vuoi fare il giovane moderno che non ti piace il presepe, ma come il presepe che piace a tutti quanti, che è una cosa commovente. No, qua giovane, no, quello proprio non mi piace. Ma che c'è fa? Non mi piace e basta. Susata, hai capito Susata? Ah, superata. Alzate, belle mamma. Ebbene, senti, si le porta la zuppa e latte lì due letto quando è certo di stamattina per me la coppa bacia a tutti e due. Per la galera l'hai cresciuto, per la galera. Chi la mossa sosa. Sì, chi lo là. È cominciato il telegrafo senza fila, è cominciato. Susa, te belle mamma, susa, te la lava tanto bella. E mamma ti prepara un bello zuppone. E da fatta. Un zuppone si può salsa e si va prima dentro la cucina perché non tiene servitù. Che è una serva tua madre, eh? È una serva? Tua madre non serve. Pasqualino si è alzato. Sì, si è alzato, che lo scucciante è tuo fratello. Un raffreddore che non è stato capace di stare una settimana a letto. Ah, si è alzato? E sapete se esce? Il signore ha detto che esce, che si va a fare una passeggiata, perché dopo la febbre che ha tenuto, ha pigliato poco d'aria e poi si ritira. E sapete se si veste? Gesù, e che gli esce a nuro? No, voglio dire, sapete se si mette un cappotto? Un buon mese di dicembre esce senza cappotto. Ma perché? Che è stata? No, niente, che adesso. Mi dicesse meglio che non esci, può essere che prenda una ricaduta, no? Tras, Pasquali, tras. Buongiorno, donna Concetta. Buongiorno. Pasqua, come ti senti? Meglio, un poco debole. Ma Pasqua, fa piacere la luce. Ah sì, scusate, già. Beh, ma ti aspetto, stai bene. Ti però. Pare? Come no, io sono venuto in camera, stava pallido oui. Proprio, no? Fammi sentire un po', sì. Che è la prima cosa.
Ma io non me ne intendo, non lo trovo mai. Alingo, guarda Alingo. Cioè, Alingo sì, no, Alingo la guarda bene. Stai meglio. Vuoi sentire a tuo fratello? Ti devi rinforzare. Mangia carne al sangue, vino russo, e vado a fare una bella passeggiata a parte la caracciola. Come no? Dopo l'influenza, una mezz'ora di aria di mare ti fa bene. E si fa pure una pulizia dentro la stanza che è 7 giorni chiusa, così, capì? È una bella pulizia, ti fai da una mano guardaporto. Infatti voglio uscire, arrivo fino al bangalotto. Donna Concè, non ho potuto trovare le mie scarpe. Già te trovano a me? No, non è che le voglio da voi, ma siccome sono stata 7 giorni a letto con la febbre, ho domandato se le avete viste. Tu quando ti coricaste a 2 mattiste? Ero la viva a mettere, lo guarì. Su tu, Vitt. E vedete bene che là stanno. Non ci sta niente, Ronna Concè. Non ci sta niente. Le scarpe sono sparite. Domandatelo a Nannillo. Non incominciamo, Nannillo, non Nannillo. Io non ero proprio il tipo che mi vendevo le scarpe tue. Sa venute le scarpe, Pasqua. Tu che dici? Ma io come faccio? Ladro matricolato. Ma non mangiavano niente, ma non dire bugie. A me vendeva scarpe e ti fa scarpe. Ma confessa allora, confessa. Ma quanto tu passavi? Ma non mangiavano le scarpe tu. Tu le scarpe. Non mi piace, la presepia. Non mi piace, chi le parla a bambere, parla a schiove. Poverimmi in questa casa, ogni cosa che succede se la pigliano con me, se la pigliano. Ma è cominciata a prima mattina. Ah, superato. Ma quando accetta, tipo, ma te la sei tu lì. Se per la galera l'hai cresciuto, per la galera. Oh, mamma mia, donna Concè. Donna Concè, e io come esco? Io sono stata 7 giorni a letto con la febbre, quello si vende le mie scarpe, donna Concè. Pasqua, fa ma carità, trovati una camera mobiliata. Sì. Dopo Natale te ne vai e non ne parlarmi più. Perché io mi vergogno di avere gente in casa con questo delinquente, non posso pigliare responsabilità. Pigliati queste scarpe, queste scarpe. Ma voi dopo Natale te ne compri un altro paio a spesa mia. Se rompono quelle 50-60 lire, l'avranno rubato per me. Sia fatta la volontà di Dio, sia fatta. Ma perché non lo chiudete? Ma perché non mania? Ma ditelo un serraglio, questo è un delinquente. Ma che aspettate che mamma tenna una notte, sì. Uno si tocco con la febbre e si sono senza scarpe. Perché ti sei venduto le mie scarpe? Avanti, perché hai venduto le scarpe? Io ho ragione, capito, sì o no? Ma come tu vieni le scarpe, hai pure ragione. E ho ragione, ragione. Sentiamo la ragione. Va bene. Sì, signore, confesso, mi sono venduto le scarpe. Piano. Ma perché l'hai venduto? Perché io mi pensavo che zio Pasqualino non si alzava più. Oh, mamma mia, voi lo sentite? Insomma, io aveva morito. No, aveva morito il Pasquale. Aveva morito, cioè no, non è che aveva morito, perché sono sfortunato, che è la verità, sono sfortunato. Il medico, quando lo venne a visitare, parlò chiaro, no? Aspetta un momento, il medico ha parlato chiaro con chi, ma che mi si nasconde qui? Pasquale non ti ha detto che sei un bruglione bucciardo. Sì, un bruglione. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sapeva niente, no? E allora io che va a fare? Ma c'è venuto pure cappotto, Lucari, tu lo senti? Sta venuto pure cappotto. O cappotto di Pasquale, o cappotto Nucella. O cappotto Nucella. Quello col collo di pelliccia, tutto bene. Quello la pelliccia, che la pelliccia Quello con la fodera scozzese. Pasquale, tu non ne dici. Ho capito. E non nascimmo, Pasquale, fammi la carità, trovati una camera mobiliata e vattene. Ma trovo, non vi preoccupate, ma trovo, ve lo tolgo il fastidio. Chi lo sa venne a roba mia prima che io muore, se venne. Aspetta che muore e poi te la vendi, no? Ma chi è lui che dispone? Che significa se venne a roba a casa? Che? Oh, padrone, tu sei mio fratello, la roba tua aspetta a me. Ma chi se l'ha da vendere sta roba mia? Chi? Ma mettetevi d'accordo! Misericordia! Io mi trovo in mezzo ai cannibali, mi trovo. E tu sei mio fratello. Tu sei Caino, questo sei. Carino. Ma io non tengo niente. Non vi illudete, io non tengo niente. E che belli parenti, aspettano la morta mia, aspettano. Quando poi la gente parla,
beato voi che state nella casa di vostro fratello, vi accudiscono, vi vogliono bene. L'avessero a sapere quello che io soffro in questa casa e quanta pizza che in coppa avanza mi devo dare dalla mattina fino alla sera. Sei contento, eh? Io odio di contrastarmi con mio fratello perché poi si esce all'impossibile. Pasqua, tu sei l'eterno scontento. Io? Sì. Io sono scontento? Sì, sì, sì. Lo dicevo pure la buonanima di nostro padre. Se la gente dice che stai in casa e che hai avuto una fortuna a stare con i parenti, mi pare che avrà ragione. Avrà ragione. Avrà ragione. Pasqua, parliamo chiaro. Parliamoci chiaro. Pasqua, tu paghi 5 lire al giorno, questa è la grande nota tua. Stai in casa, mangi, dormi, bevi, pranzi, cena, colazione. Mia moglie la fa vestire, cose, sì. Ti fa una guida, ti fa una guida. Ma mica una ragazza scherzata. Diciamo, Ha scherzato! Ma che ha fatto? Che buoni, insomma, quando insomma mi volete armare la mano? L'ha già girata, l'ha già scannata. Scusa, abbiate pazienza se il ragazzo si è permesso di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza. No, no, scusate voi se mi sono preso io l'ardire di domandare dove stavano le mie scarpe. Ma figurati, sono io che vi chiedo scusa. No, io vi chiedo perdono. Ma io mi inginocchio ai vostri piedi. Ma io mi metto con la faccia per terra davanti a voi. State buono, non mi scassate, non abbuino con mai niente. State buono. Trovate una camera mobiliata e state buono. Ma non mi preoccupate, state buono. E parenti, che Dio te ne scansa libri, parenti. Tenghi, parenti, tenghi. Negai, tenghi, parenti. Io parli, parenti. Tenghi, parenti, tenghi. Ha ragione. Tutto venne un cappotto di Pasquale un mese di dicembre, ma... Sussata! Hai capito? Sussata! Un cari, ho fa pigliare un colpo d'aria. Con c'è che ci vogliono i colpi e rivoltello. Sussata, belle mamma, sussata, vieni in da cucina e mamma ti prepara un bello zuppone, sussata. È la nemica mia, sì. La nemica della casa, la nemica dei figli. Tu sei... un bravo giovane, io lo so, ma per questo carattere selvaggio che tiri ti fai odiare da tutti quanti. Allora, ti vengono i cappotti di Pasquale un mese di dicembre, così è pazzo, il giudizio. Sei un giovanotto, non sei più un ragazzino, a scuola non hai voluto fare niente. Terza elementare, finiti, studi, non ne parliamo più, voglio fare il mestiere. E va bene, fai il mestiere, ma ti devi interessare. Cioè, la mattina devi uscire presto, vai a vedere dentro ai negozi, ci stanno sempre i cartellini che dice si cerca commessa, si comincia a fare commessa e poi piano piano si può diventare anche padrone di negozi, si fa la carriera. Io non sono eterno, caro mio, oramai non posso pensare più a te, ci devi pensare tu. Ma da già poco vestito lui. Dopo Natale viene un sarto, ti piglia la misura, ti fai un bel vestito nuovo e ti faccio pure due camicie. Perché la tua madre ha detto che queste non si possono salvare più. Il vestito nuovo e due camicie. Qua poi, qui, qua, io guarda, qua vengono tutte montagne. Con la neve sopra, le casette piccole, le case piccole perché per la lontananza. E qua viene il cacciatore alla lavandaia, questa è l'osteria e questa è la capanna dove nasce Gesù bambino. Deve nascere il bambino là. Ti piace? No. Certo, se capisci, quella adesso è abbozzata, non si vede niente. Poi quando è finita si può dare il giudizio, è giusto, non si può dire adesso. Ti compro pure due cravatte,
due belle cravatte, così quando ti metto un vestito nuovo ti puoi mettere pure una cravatta fresca, nuova, bella. E per Natale ti regalo 5 lire. 5 lire, così fai bella figura con gli amici che te... poi viene una cascata d'acqua, tutta la cascata d'acqua, qua tutti i pastori che vengono, il pescatore, e l'acqua che scende dalla montagna, veramente, l'acqua vera faccio scendere. Sì, l'acqua vera. L'acqua vera, si mette l'interoclisma dietro, si apre la chiavetta e scende l'acqua vera. Ti piace? No. Il presepio che è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'enteroclisma da dietro? Ma se quello non è finito ancora, come puoi dire non mi piace? Eppure quando è finito non mi piace. Caccia fa, non mi piace, e basta. Hai capito? Vai. Esci di casa mia. Niente a casa mia, non ti voglio tenere più. Ti trovo un mestiere, un lavoro qualunque e campo con i soldi tuoi. Sì, signore, me ne vado. Ma sono cose pazze, non mi piace, ma da piacere a forza, ma da piacere. Ma te ne vai? Ma per esempio non mi piace. Ma te ne vai perché in questa casa si fanno i presepi. Sì, signore, me ne vado. Ma mangio prima la suppa e latte e poi me ne vado. Ma non mi piace. Guarda che vuoi mangiare. Cioè, questa è un'altra tortura mattutina. E che tu dico a fare? Io ti dico una cosa, poi ne fai un'altra. E che vuoi fare? Domani ai gili, oggi ci dobbiamo mantenere leggeri, perché poi vengono tutti questi giorni di festa, si deve mangiare assai. Non ci fanno poco di brodo vegetale, che tu lo fai così bene, con tutte quelle verdure. A radica giallo, sedano, a cipolla, che a me mi piace. Un po' di brodo vegetale e ci mini 300 grammi di tubetti. Che sì. A me i tubetti non mi piacciono. Tu te ne devi andare. Abbiamo deciso che te ne devi andare. Sono tubetti che non ti riguardano. Senza frutta, Domani è per santo giorno e saccio solamente quello che ci può. Questo sono per me per la spesa e 5 lire per te. Te te metti in tasca, ti possono servire per qualche pastore. Sì, a dove metto, guarda? Non ci sto faticando, mettilo qua, lì, qua sono per sé. Bravo, cavolo. Ecco fatto. Ultima colazione nella casa paterna. Mamma, questo padre snaturato qui ha avuto il coraggio di cacciarmi da dentro il focolare proprio nel giorno del Santo Natale. Ma so io quello che devo fare. Mi cerco un lavoro. Sì. Mi cerco un lavoro, ma qua non ci vengo più. Che è stato, nonnilla? Che è stato, mamma? Che è stato? Lo saprai che è stato. La tua creatura non la troverai più. Fai conto che la tua creatura non è mai esistita. La tua creatura è sparita. Nonnilla! Si è pigliata la ciclina a Cangò. È una croce, è una croce! Nonnilla, vieni a casa! Non parlo, nonnilla! Ti è pigliata la ciclina, vabbè. Basta che te ne vai, questa 5 lire te la benedica, è l'ultima, non ne parliamo più. Che è stato? Che è successo? Che è stato? Che è ladro! Ma perché ti sei appiccicato? Ladro, non lo voglio, quello è ladro di destrezza, non lo voglio tenere perché più. Perché ti sei appiccicato? Se ne devi andare. Ma che è stato? Deve lavorare. Ma giocavi, ma perché sei appiccicato? Perché è un vagabondo, non lo voglio vedere. Insomma, si può sapere perché ti sei appiccicato, che è stato? Concia, mamma faceva che arrivo presepio. Ma che sta? Lasciatemi in pace, devo lavorare, Concia. Ha già fuoco presepio. Corie, pare che stai facendo la cupola di San Pietro. C'hai buttici quattro pastori in coppa, come vanno qua. Mamma mia. Poco di pace. Pochi tranquilli da... Ma
Quanto è bella la solitudine. Uè, Ninù! E tu che fai, capo? Uè, Ninù. Buongiorno, papà. Che è stata? Hai fatto una volta questione con tuo marito? Insomma, volete venire, ma io... Quello ti vuole tanto bene, vi siete sposati con tanto piacere. Ti tratto come una gran signora, non ti fa mancare niente, ti ha messo quell'appartamento. Quando torno a casa la sera, lui deve stare tranquillo, deve trovare la pace, come si dice, il sorriso della famiglia. Perché poi tieni i pensieri, tieni le responsabilità di centinaia di operai, capisci? No. Perché voi siete appiccicati, perché? Perché voi siete appiccicati, eh? Questo è un altro capolavoro tuo, il più riuscito. Hai ragione tu, e faccio tutti questi capolavori. Tu non sei un capolavoro, tu. Figurati. Insomma, io non devo sapere niente. Ma che vuoi sapere tu? Che vuoi sapere? Povero Sevio, Tu sei la nemica della casa, certo, la nemica dei figli e la nemica mia. Sì, sì. Ah, c'è presente? Beh, faccio presente. Però se succedono i guai non venite da me, perché se succedono i guai i faccio presente. Mamma va a squagliare la colla che si è fatta freddo. No, no. E ve lo piangete voi e le vostre anime dannate. Che brutta gente, Gesù. Vedi, fra madre e figlia è un altro linguaggio. Che brutta gente, puzza di tubalini, Gesù. Nemica del proprio sangue. E così. Ho già avuto le spalle e me ne sono chiuso. E tu sei pazza. Chi lo muove nel ca? Non ci faccio più. Non mi capo tormenta, cacciolosi. Ti tormenta, figlia mia. Tu dovresti camminare un pochettino più dritta. Io ti sono mamma e ti posso riscere. Ma perché che faccio? Che fai, Ninù, che fai? Ma non mi faccio ridere. Il fatto vero è soltanto che io sono una stupida. Questo sì. Faccio solamente chiacchiere. Ha già fatto. E io faccio. Poi, ecco qua. Per il signor Nicola Percuco. Urgente. E che è stato? Il nostro matrimonio fu un errore. Perdonami. Sono innamorata di Vittorio Elia e fuggo con lui questa sera. Addio, Ninuccio. Mamma mia. E tu facci pazza a quello poveriello, o lo facci pazza? Ninù, ramma sta lettera. Non va lunga, mamma, non va lunga. Ninù, ramma sta lettera. Mamma, non va voglia. Ramma sta. Mamma, non va lunga. Ramma sta. Non va lunga, mamma, non va voglia. Non va voglia. Ramma sta. Non l'hai pigliata, vel. Ramma sta. Madonna mia, addolorata a me, mettete la mano a voi, perché non ci faccio, non ci faccio. Ebbene, non si dice nata volta che le chiedete, stocchiami di un mio piriccio, e capite, che le tue marita, mamma,
chi è marito? Quando tu non volevi bene ci pensavo prima. Io non volevo. Voi mi volete proprio a forza. E mo' è fatta e non c'è più rimedio. Me ne scappa. Hai fatto una cosa in faccia. E a chi aspettate? Perché non lo facete? Chiamo. Uccidetemi pure. Ma perché? Perché sono stata così disgraziata? Perché? Disgraziata? Oh, mamma mia. Tu hai voluto che la sciorta, mamma. Però ricordate che non sono più scemo come una volta. Voi adesso non potete fare di me tutto quello che volete. I nervi sono nervi, mamma. E io non li controllo più. Mamma. Mamma, è come stanco, ma che nervi è l'uccia. E scassa tutto cosa, scassa. Scassa tutto cosa, scassa. No, mamma, scassa tutto cosa, mamma. Voglio scassa tutto cosa. Oh, che sei? Chi ho sento a parte? Chi ho sento a parte? Siete contenti, po'? Sì. È contento, mamma. Che è stato il candele? Che è niente, carino, non è stato niente. Come niente? Che pare che sia amici il candele. Oh, per esempio, chi ha scassato, per esempio? È stata tua figlia, hai pigliato il con tua figlia. Ma c'è pigliato con mia figlia, con mia figlia, beh. Ma c'è figlia con donna Concetta. No, Concetta, tu sei la nemica della casa, la nemica mia. Questi sono i frutti che hai raccolto, questa è l'educazione che hai dato ai figli. Ma io mi sono scocciato, Concetta, me ne scelgo, me ne vaga, me ne vado dalla casa. Mi metto un cappottello, io me ne scelgo, me ne vado in coppa alla montagna. Vado a fare il romito. Beh, Lucarie, Lucarie, sentiamo buono, noi. Sentiamo buono quello che ti dico, perché in la faccia tu hai capito con te, con tuo figlio, tuo fratello. O vieni che il balcone, Lucari, o vieni. Esce il balcone mio, se è bravo, io, guardalo buono, perché io non ordine chi sto, sai che faccio? La rap, e metto la coppa a pace. Perché non ce la faccio tu, Lucari? Non ce la faccio tu! Ce la faccio tu, con te, con figlio tuo, aiutatemi. Mamma, mamma, mamma. È morta mia moglie. Mamma mia bella. È morta mia moglie. Mamma. Tu c'è. Aspetta che c'è. Oh, cuscino, cuscino. Cuscino, allora. Chiamo mamma. È morta mia moglie. Ma non fa male, grazie. Ascali. Ascali, ascali, via. È morta moglie. Tu che stai dicendo? Sta morendo, oh, sta morendo. Tu che stai dicendo? Ah, ma verso prima. Sì. Accende le candele, sì, alla Vergine, vai in da cucina, piglia la bottiglia con la cena, pensi. Vai. Non ti preoccupare, che cosa niente. Con c'è. Con c'è, parla, con c'è. Mamma. Non so male, con c'è. Apri gli occhi, con c'è. Con c'è, parla, parla, fa un discorso. Ecco la cita. Che sta la cita, sì, appiccia il candela, sì, sì, sì. Tutte le candele, ma da fare, ragazzi. Devo fare il miracolo. Per concetto tutte le candele, tutte le candele. Non c'è? Sta, zitto, sì, sta meglio, sta meglio. Pasqua, studio, 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 sta meglio. Studio, Pasqua, ti ho detto studio, sta meglio, studio il candele. Donna Concetta. Eh? Donna Concetta, ma che è successo? Niente. Niente. No, è inutile che domando, non si possa finire. Niente. Logarino. Tuo figlio si è rubato pure il fratello. Ma scapita da 5.000. Ma come si deve fare con quel ragazzo? Io non lo so. Ti devi trovare una camera mobiliata e te ne devi andare, sì, perché sì, mi sono scocciato. Sì, non voglio responsabilità. Me ne vado, me ne vado, me ne vado. No, me ne vado, no, vado. Roppo Natale, fai Natale e te ne vado. Come ti senti così? No, no, ma. Mo sta meglio, mo. Ha messo colore in faccia. Cioè, tu non mi fa mettere paura a me, capito? Mi mette paura. E con me è fatto brutto. Laurin si è figlio, non è diretto, che si è figlio, sono irriconoscente. A un certo punto, qualunque sacrificio, non lo riconoscono, spariscono, se ne vanno. Non c'è cosa mi rimasti a te solamente. Tu pensi a me e io a te.
concessi d'umore muore pure io. Hai capito? E c'è che fa? C'è. Ma mette da fuoco presepio, no, devo... Papà, avevo pensato presepio. Stato vicino a mamma, sì, devo sì. aprire io la porta. Che se è capace che si senta male, no, devo... Grazie. C'è che fa? Mamma. Mamma. Tu mi fa morire a me, poverella. Ma come vai a scrivere quella lettera? Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo. Quasi sapeva una cosa simile a mamma. Che la taccia. Hai capito che taccia, mamma? Mamma, giurami che quella lettera non la manderai. Che farai pace con tuo marito e che fornisce tutta cosa. Ma giura, mamma. Buongiorno, mamma. Grazie, figlia. Grazie, Nicolì, grazie. E che cosa, amico, cosa. Stavo morendo mia moglie. E voi che dite? C'hai mai visto pezzo mia mamma. Buongiorno, mamma. Buongiorno, ma che sta? Non è la pressione bassa, non gira mendica. Non mangia, questa mangia come un uccellino, e cura non li può fare. Anche i dispiaci. È arrivata le nucci tutta turbata. Io ho capito che mi eravate contrastato, ma non ci potete sapere la ragione. Ma che salva? Perché vi siete appiccicati? Perché? No, niente. Niente. Permesso? Permettici. Scusa. Sacre, quella mia moglie mi mantiene all'oscuro. Perché sennò i dispiaceri mi fanno male, lo fa per bene. Sai come sono le donne? Ma fra uomini possiamo parlare, Perché vi siete appiccicati? No, niente. Niente. Ma insomma, ma fallo. Dobbiamo fare storie come se fossimo lui una muratilla. Io sono un gnomo serio. Che sei? Che è stato un malinteso. Facita pace. Ma io per me sono pronta che lei esse che non ha potuto capire nessuna maniera. Sì. Siamo tornati, è vero. È finita la superbia. Faccio prima Natale e poi me ne vado. Hai capito? Caro Nicolì, i figli sono gioia e dolore. Il loro mascolo è peggio della femmina. È buono sapere. La femmina poi c'è avuto anche colpa io. La figlia femmina, prima figlia, e poi quello che è costato questa qua, quando ero piccolo che è stata malata, che la stavamo perdendo, ti ricordi? Poi lo studio, perché che sta studiato, quello là è alfabetico per non parlare proprio, che se no, questo quando apre la bocca parla. Leggeva libri, quali romanzi, romanziera. Come? Poi ti presentasti tu. La domanda di matrimonio, fidanzamento, il colpo di grazia. Addirittura, papà. E che sapeva sposare un delinquente? No, Nicolì, ti voglio bene. Ho avuto una fortuna con te. Ma siccome, sai, tu dici sì, io ho già comprato l'appartamento per il matrimonio. Noi volevamo fare una casa, stare insieme. Lo so, papà, ma come si facevi? I rapporti con gli altri commercianti, le relazioni. Voi siete giovani, dovete ricevere la gioventù come voi, che sì, ma pensa. Pensa un padre che si vede togliere la figlia femmina a rindare la casa. Io quando ci penso. Tu devi sposare chi lei ti faceva una statua d'oro, ti faceva. Già, io poi mi sposava isso. No, che c'entra, se tu avevi femmine. E non mi sposavo. E io mi sposavo a te. Sì. Si conferisco tutto a tu, io.
Un'ora retta, ma non dammi la colpa. No, ecco cosa. Non ti prendo la colpa, ma che c'entra? Io dico, se tu eri femmina, sei femmina tu, non sei femmina. Allora, se tu eri femmina, io come padre, che sta in casa e che comanda, perché il padre comanda, io ti dicevo, sposo da Nicolino, tu dovevi sposare. Niente affatto, io vi avrebbe risposto, non mi piace. Quella mi deve contraddire, pure con le cose impossibili. È carattere. Andiamo, fate pace, fate pace, fate pace. Nicolina che la metto là fuori. Cuccia, guardate. Facciate pacienza, papà. Ma che tu fai, zio? Che gli faccio capace? Nicolina che la metto là fuori. Che gli deve la metto là fuori? Zitta, sei educata, scostumata. Si chiama in disparte, si dice, senta, lei c'ha la fettola da fuori, hai capito? Mangiate pazienza, mamma. Mangiate pazienza, Puglia. Fate pace, fate pace, fate pace. Questo non per dire, domani mia moglie ha preparato un pranzo, non ci manco nulla. Io pure ho ordinato quattro belle aragoste stasera vi manno, Ma scendo paga a fare poche spese, lo carino. Sì, è stato poco bene. Ma scendo io. Ma niente affatto, adesso scendo io e va mandato cose per un giorno. Però non esagerare, tu sei generoso. Noi ci vogliamo mantenere lì giro. Un poco di brodo vegetale, che le Ninucce conosce le verdure che ci vogliono, te lo dice lei. E c'è 300 grammi, mo' ci sta pure uoglione, là, 500 grammi di petto. No, ma che te fa questo brodo vegetale? Mo' va mannia una bella gallina. Il brodo di gallina è sostanzioso, ma a me mi piace assai il brodo vegetale, ce l'aveva detto pure a Concetto. Brodo vegetale è 500 grammi di tubetta. Ma niente affatto, voi vi dovete sostenere. Ma mannia, una bella gallina. Tu manna la gallina, ma io mi faccio un brodo vegetale. Lucarella accompagna. Noi ce ne andiamo. Tanto buono, salve, bella mamma. Fanno, sì. Arrivederci, papà. Tanto buono, tanto buono. Nicolì, ci deve avere pazienza. Io non so perché vi siete contrastati, perché la mia moglie non mi fa sapere, ma capisco che la ragione sta dalla parte tua, che tu sei un uomo serio, quella è sponduta, è dispettosa, sai, l'ultima parola deve essere sua, è rispostera quella là. Quella è la luce degli occhi miei. Io devo sapere che quando non esisto più io, non esisto perché sono morto, diciamo, allora io devo sapere che mia figlia resta in mano a un uomo che la va bene, che la stimi, ci fa una guida come un fratello maggiore, ma se no io muoio dannato, capisci? Papà, ma Gianni non ci voglia tanto bene. Io sa, tu sei un grande galantuomo. Grazie, Nicolino. Ma grazie. Ci mancherebbe, papà, sono io che vi devo baciare la mano. Niente affatto, no, siccome io so che ti dà dispiacere, allora ti sono riconoscente e no, ti lascio la mano. Non lo posso permettere. Nicolino, lascia. Assolutamente. Lascia, Nicolino, se ne caro con cazzoni, capisci? Scusate, papà. Papà, sì. Arrivederci. A te pure, che mi ha distrutto mezza casa. Vabbè, ma facete una nutarella, ma facete sapere quando è. Nutarella, questa roba vecchia, è meglio che si è rotta. Arrivederci, papà. State buona. Ed ecco che peccato. Ecco. Nicolino? Dite, papà. Sta lettera, questa deve essere roba tua, è caduta a te, certo. Grazie assai, a domani sera. Facciamo una bella vigilia in grazia di Dio. Ma metti da fuori, presepio, cominciamo da capo tutto.
la femme credita. Mi è venuto proprio lo sconforto. Ma che ti ci da fare? Io sa tutte cose. Ma che da sapere, che da sapere? O ce l'ha destinata e mi ha castigata con un marito che non ha voluto fare mai niente. In 25 anni di matrimonio mi ha rovinato una casa. E che so più quella di una volta io, E se non era per me, sapete quante volte sta casa fosse uscita sotto in coppa? Lui aveva per nascere con cazzona. Vai dritto una cosa buona, orito. Ma io con mia moglie sempre che sto dritto. La signora in coppa aveva nascere con cazzona. Ma guardate se è possibile, guardate là, guardate, che un uomo a quell'età deve fare ancora il presepio. Sono giunto per la ricerca, Lucari, ma tu sto presepio che fai a fa? Voi capirete, noi non abbiamo bambini, ma pare una spesa è un verdi tempo inutile. Sapete che cosa mi ha risposto? Lo faccio per me, ci voglio scherzare io. Che ne volete sperare? Ebbene, adesso è sceso, è andato a comprare certi pastori che si sono rotti. Voi potesse per stare in da pace l'angelo. La figlia vostra si è sistemata bene. Solo Tommasino per hanno pochi fastidi. Ma fosse tutto perché lo guaglione si capisce. E giovanotte fa qualche pazzaria, sì signore, d'accordo, ma è l'età. E l'età tutto è perdonabile. Raffaello, mio bello, qua è più grosso in sta casa, è uno solo. È mio marito. C'è pazienza. E la figlia vostra fa Natale con voi? E come no. Vedete che più tardi viene lei con suo marito. Ah, perciò andando è con salute. Una concè, siete rimasti contenti di capitone? Sì, non Raffa, la verità è bella assai. A me mi fanno schifo, sì. Ma a Lucariello le piace, e ce l'ha accatto, che già fa. Beh, tanti auguri, Grazie. No, io me ne scengo perché sto palazzo su. Se mi volete mi chiamate. Di nuovo auguri e buon Natale, una concè. E non basta, mo. Questa è una storia che ha da farmi. Mamma, sono stancato, mo. Che è stato, un Bascali, che è stato? E c'ha da essere, Ronna Cuncè, c'ha da essere. È sparita un'altra 5 lire, ma che paga a rubarla? Io per guadagnare 5 lire devo cecare una settimana intera a fare un rindo o bancalotto. Proprio così. E che porcheria è questa? Ma stavolta lo trovo, Mariuolo, lo trovo, perché ieri sera ho fatto un segno su tutti i soldi. Si trova a 5 lire che la croce in coppa, ma faccio attaccare a pazzo. Già di pazienza, ma chi pulite che si appigliava sta 5 lire a vostra? Chi sta su osservazione che fa Nannilla? Ma cominciamo con Nannilla, perché Nannilla era nata vinta a casa, non è top. Donna Concia, quello è un brigante. Ma io non capisco, voi lo difendete pure. Ma papà, io sono così, è figlio a mio fratello o posso pure male? È questione che più di una volta la giungucciate che manella di indoggi le viglio. Babbo, chi lo guaglione, ma trovano qualche pezzo di spago per pazzo, strummala. Perché a ieri non ha confessato che si aveva rubato le scarpe e il cappotto? Quella è stata una combinazione. Me la chiamate combinazione? Vabbè, non basca come volete voi, vabbè. No, donna Concia, come volete voi, ecco, come volete voi. Trasa, Vittorio. Trasa? Ah, oi là che sto bello mobile, oi! Vieni, te ne stai un altro poco con me e poi te ne vai, Buonasera. Buonasera, mamma, qua sta Vittorio, l'amico mio. Mi fa tanto piacere. Si Pasqua lì, buonasera. Buonasera, don Tommasino, buonasera. Auguri e buon Natale. Grazie. Pure a voi. E mi pare, grazie di te. Voi siete il mio nipote prediletto. Siete un bravo giovane e vi meritate tutte le fortune. Perciò auguri e buon Natale. Tu ti hai pigliato 5 lire sopra la colonnetta mia. Non negare. Io? Quando mai? Ho sputato 5 lire d'indosso di Natale. Io non mangio pigliato niente. Ma sono cose pazze. Sono cose pazze che devo essere offeso davanti agli amici. Mamma, la ricetta che mi ha gemigliato, 5 lire mi ha gemigliato, mamma. Guarda, quello frugo nelle tasche della madre. È inutile che vai a guaglio, sa, posa 5 lire. Basca, mamma pare che potessi fornire. Ma facci di tagliare che lacrima sta creatura, scioscia mamma, scioscia. E solo tua madre si può commuovere a questo pianto di sciacallo. Sì. Chissà qua volta è questa, è notte, vengo in da camera tua e tappe, ne capita, tappenna. Uè, quello minaccia pure,
Io sono il fratello di tuo padre, portami rispetto, capite? E mo che venne la riga tutta cosa. Sputa la 5 lire! Ma che già sputa, non la tengo! Ma sto tagliato a fare in da camera vostra! Donna Concia, gli ha giù fatta la camera spingola, spingola! E sotto lì, ecco, sotto lì, avete visto? Sotto lì. Sì, ho guardato, non c'è sta niente, credetemi, Donna Concia, non c'è niente! Ma vi voglio fare contenta, va cabrinata voto, io! Le mie mobili vicino pure, No! No! No, 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 però ci andiamo insieme. Ah, sì. Perché se trovo la 5 lire dico che non l'ho trovata, Non lo so, ma io devo stare presente. E beh, guarda, e se si trova la 5 lire? Beh, ti giuro un coppa all'anima santa, mamma. Gesù! Ma... quella è viva che non riesce sull'anima santa. Ma perché solamente i morti tengono l'anima? Aspetta, ti giuro un coppa all'anima viva santa di mia madre. Mi metti in mano a un avvocato. E io ti faccio un giuramento sacro. Un giuramento che non ho mai fatto nella mia vita. Sienta, io ti giuro sul direttore del bancolotto di Napoli che se non si trova la 5 lire io ti faccio passare Natale o pronto soccorso, capi? Permetti, mamma. Mamma, permetti. Onna Concè, ho fatto proprio male a salire. Dai. Perché più tardi qua viene mia figlia col marito e lui non ci vuole in questa casa là. Ma perché? 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 E non facete scemo. E badate che il marito sa tutto. Per causa di una lettera che Lucariello, senza sapere niente, ha consegnato nelle sue mani. Saggio solamente che lui ci è voluto per far pace a tutti e due. Le lacrime mie, solo le lacrime. Onna Concè, io a vostra figlia voglio bene. E poi ci bacio come mia figlia fosse zitella. Quella è maritata. O volete capire che è maritato, no? Ma voi a chi volete un guaio? A chi? E ringraziate a te che sono sola. Perché a mio figlio è che lei non ha gli occhi, non capisce niente. Mio marito è come se non lo tenesse, perché a quest'ora operita si tenesse una donna vicina. Questa storia sarebbe finita da un pezzo. E vabbè, Donna Concè, non va amareggiata. Ma una vacca. Ma voi non sapete quello che stiamo soffrendo, è vostra figlia. Vado bene. Non lo vo bene, Maria. Lo vo bene. Non lo vo bene. Lo vo bene. E vi prego di uscire subito da questa casa, o per cattiva. Non ce la vita a mettere più, hai capito? Andiamoci, andiamoci da presto. Devi uscire? Io no, Lucarini, no. No? No. E perché hai aperto la porta? E ha girato la porta perché mi pensavo che tu avevi tozzoliato. No, io non ho tozzoliato. Perché hai aperto la porta? Te sto dicendo perché mi credevo che tu avevi bussato. Hai pensato che io arrivavo? Hai aperto la porta e io sono arrivato veramente. Telepatia. Telepatia. Sai che significa telepatia? No. A me vanno spiegati. Quando io non busso e tu apri la porta. Questo chi è? È un amico di Tommasino, sono Stevienna. Arrivederci e tanti auguri anche alla famiglia. Ah, spiego, ma me, mo, sono arrivati. Siete amico di mio figlio. Lo vedo spesso. Bravo, Luca Cupello. Vittorio Elia. Elia. Elia.
Mi fa piacere che mio figlio di amici anche signorina, si vede, sta bene, signore. E io ce lo dico sempre a mio figlio di scegliere l'amicizia, che alle volte un cattivo compagno può guastare la pianta giovane. Ah, avete ragione. Arrivederci, tanti auguri di buona fine e buon Capodanno. Aspetta, stiamo parlando. Mi pare che non vuoi cacciò. Una tazza di caffè, ce l'hai offerto una tazza di caffè? No, non ha voluto niente. No, un dolce, no. Sì, una pasta reale. Meglio di no, grazie. Dolce di Natale. No, no, grazie. Il presepe l'avete visto? No, veramente no. No. Ci hai fatto venire, Magari. Magari. Là. Io volessi sapere che ci hai fatto fare questo presepe. Beh, guardate, ecco. No, no, mettetelo lontano per il colpo d'occhio che io vi faccio vedere. Scusate. Una, due, a tre. Bello. Hai visto? Molto bello. Sì, sì. Visitate. Questo è il laghetto. Vedete, tutto il laghetto col pescatore, poi ci sta la grotta dove è nato il bambino Gesù. Nasce a mezzanotte, naturalmente. Qua c'è l'osteria, tutta la pecorella. Questo, vedete, se quando viene Natale, se non faccio il presepe come fosse un cattivo augurio, abituate che mio padre lo faceva per me, quando ero piccolo, per la famiglia, poi l'ho fatto io per i figli miei. Ma quando faccio per esempio, come se tenesse ancora tutta la famiglia mia vicina, capite? Bravo, bravo. Grazie. E quest'erba? Qual è? L'erba. Ah, no, l'evera. Tutta quest'erba. L'evera, sì. Pure l'avete messa voi? Sì, io solo. Bravo, sì. Bravo. Cioè, chi si pare che mi sfrutta? E si capisce. Io scasso il piatto in faccia, come se non lo vengo. Ma non vi piace? No, No, perché se non vi piace lo potete dire francamente. Non mi piace, non è che vi devo piacere per forza. Poi non lo faccio solo io, il presepe, in tutte le case per bene. Quando viene Natale si fa il presepe, non vi pare? Sì, sì. È bello il presepe. È bello. È bello. Ma sono andato a comprare i remaggi. Ah. Già, perché quando ho preso tutto il materiale per cominciare a fare il presepe, perché tengo tutto conservato, sennò ogni anno c'è troppa spesa, ho pigliato la scatola di posture, sono andato a vedere, c'era un remaggio con la capa rotta. Peccato. No, mi è dispiaciuto tanto, perché quello era un antico, capite? Ma che ho fatto? Quelli che ho comprato sono pure buoni. Sì, sì, sì. Ne ho comprato tutti e tre nuovi, sennò sembrava brutto. Un re nuovo e due. Ce l'ho cambiato tutti e tre. Non fa niente. Sono andato a San Biagio dei Librai. L'ho scelto in mezzo a centinaia di pastori. Facevo un freddo, ma io, come si dice, mi sono. Guardate. Questo è Gaspare, vedete? Gaspare. Melchiorro, questo è Melchiorro, lo schiavo, quello nero, vedete? E Baldassarre, che portavano i regali al bambino Gesù, ora incenso e mirra. Guardate, ma vedete come sono fatta bene, guardate le faccine. Bellissimi. E questi pure li avete scelti voi? Sì, io l'ho scelto io. Bravo, bravo. Voi siete amico di mio figlio, è vero? Capite, vabbè, va. Oggi faccio il figlio tuo paletto, oggi faccio. Un fazzoletto, sì. Un fazzoletto sta in dalla sacca. Tu non mi dico che la coppa la te. La coppa la che fa frischetta. Ninuccio, tuo marito, sono venuto? Non ancora.
No, è quella Movina. Movina, l'altra figlia mia maritata. Sì, l'altra figlia mia che aveva femmine e si è maritata, allora in casa non c'è più, diciamo. Quando viene Natale, Pasqua, queste feste ricordevole, diciamo, religiose, allora se c'è Capodanno, allora ci non riuniamo, ci riuniamo, ma ogni anno ci riuniamo. Permesso, scusa. Mia figlia non abita con noi. No? No, quello sta col marito, che l'ha sposato Nicolino per cuoco, ha avuto quella sorte, una fortuna, fabbricante di bottone, questi qui, fabbrichi, io non so i bottoni, questi qua, fabbrichi il bottone, tutta roba di osso, diciamo, spazzola, calzascarpe, maniche di bastone, scoperte. Però il suo guadagno sono i bottoni, perché è una ditta antica, conosciuta, se la reclama dentro di tram pure per cuoco, la ditta, se, la mise che l'appartamento, ma con c'è, Sì, è bella, bella, assai bella. Ma quella è una sorta. Quando io vado a mangiare da mia figlia, quello mi invita sempre, morirebbe sempre a casa, io dico, Nino, fammi piacere, se fa piacere, fammi mangiare in cucina, perché là è Ariosi, c'è una veranda che si vede in mare, io mi metto là, coppa una tavoletta, e lo saluto. Cugine, quanto è bello lo saluto. È stupendo. Bello, ci stanno mobili, ogni mobile è un pezzo d'opera. Argentarina, porcellana, tappeti buttate per terra, quello compro sempre, E così mese e mese non ci vediamo, perché io pure lavoro, ma perché sono queste feste, siamo a riposo, sennò la mattina, quella mia moglie, 7:30 porto il caffè, una tazza di caffè alla mattina, una, sai, quando riesce bene. Il mio figlio poi salta come un grillo dal letto e alle 8:15 massimo io mi trovo alla tipografia. Ah, tipografo? No, sto alla tipografia. È il posto che c'aveva la buonanima di mio padre, cioè, uomo di fiducia, uomo di fiducia. Che, mio padre è uomo là, tutto consegnavano a lui, quando è morto, certo dovevo morire, dobbiamo morire tutti quanti, a Bonanno, il proprietario della tipografia dice, il posto lo devi avere tu, che sei figlio di quell'uomo di fiducia, perché avete una soddisfazione davanti a tutte le maestranze, dicevo, ecco, figlio del nostro uomo di fiducia, adesso è lui, perché sono di fiducia, tutto è una famiglia, io mi ricordo mo come disse, disse sono razza di fiducia. E disse, razza, sai, bella, volete i chiave? Qui c'è Fabri e chiave. Dice, faccio prima, sono che chiave nei negozi e sapete che è l'ingrosso. Sì, quelle chiave grandi, come, è una responsabilità, io la sera chiudo, la mattina l'apro, se no come entrano, capito? E così mese e mese non ci vediamo. Ecco che quando viene Natale, Pasqua, queste feste ricordevole, Capodanno, vengono e mangiamo insieme. Ci unimmo e mangiamo. Tommasino è venuto? Sì, sì, è venuto, sta dentro con tuo fratello, il quale ha detto che ha perduto 5 lire e se l'ha pigliata nel nostro. Come fosse la novità. Qua il denaro sparisce come l'acqua. Diselo voi a Tommasino, facetemi un favore. Quello magari un amico lo sta a sentire e alla famiglia no.
Ma ho fatto un accorgimento. Se io un goccio o faccio famarenne, perché ladro no. No. Cosa come fai? Vedi, non si è trovata. Io sono innocente. Innocente. Vabbè, poverino, sei innocente. Poi vediamo se sei innocente, non ti preoccupare. Ah, qua sta tuo padre. Scusate un momento, abbiate pazienza. Lucarì, chi stoi? S'ha pigliate 5 lire. No, non mangio pigliato niente, non mangio pigliato. Te pigliate 5 lire. Pasqua, tu hai torto. Come ho torto? Sì. Sì, perché non puoi accusare senza avere la prova. Lo dice a me, se sa pigliatissima, 5 lire, io ti do la soluzione. Giusto, giusto, hai ragione. Ma piuttosto statevi presente perché io lo devo mortificare davanti all'amico suo. Vieni a cotti, dalle inguente, vieni qua. Mamma. Vieni. Ma vedete, se debbo essere trattato come un ladro, debbo essere trattato. Ma da volte fai un galantoma. Fammi vedere. A questa parte. Ma che fai, sa cicci? Che fai? Che tieni da sacco? Strummalo. Strummalo. Guardate, guardate. Guardate, anche visto. No, già avete visto. Questo. Ai canna. Fa la figura che fai davanti all'amico. Fa la figura del ladro. Canna. Ti piace un presepe? No. Qua sta a 5 lire. E io sapevo, lo sapevo. Eccola qua. Sei ladro, ladro ammatricolato, questa sì. Ma non mi piace. Ma hai perduto 5 lire. Ah, ecco la croce. Hai canna e la croce. Il segno di croce che ci ho fatto io sulla 5 lire. Così, dove siamo arrivati si deve segnare il danaro. Ladro. Se chi gli ci ha fatto segno non puoi negare più. Ecco. Lucarì. È Lucarì. Qua c'è sta la stella che ci feci io. Dove, dove? Qua, oi, oh, mamma mia. Ascolta, stai sordo mio. Allora tu roba a me e essa roba a te. Ma aspetta un momento. Ma come un momento? Io siccome vedevo che il danaro spariva, ci faceva tutto segno, mi ha detto coppo, come proprio a vista, certo, così lo trovo il ladro. Come si deve? Ma sarà stata una coincidenza. Tu ci hai fatto la stella e ci ha giù fatto. A posto. Ha avuto la roccia tra le piglia. Se stai sordo, mio Pasqua, e Dio sa, ma non posso dire niente. Non ti prego. Il voglione dice qua, pure così, va bene. È Natale, non ne parliamo più. Non lo fare più. Non lo facciamo più. Beh. Io me ne vado, tolgo il fastidio. Già ve ne andate, come? Sì, chi lo dà una famiglia, se ne dai. Ma non vai, Vittorio, sta attanato un poco. Già affanato un poco. Il Natale è sacro, è vero, Cugetta? Sì, sì. Natale è sacro, si fa in famiglia. No, chi lo dà una famiglia a Milano? E il Natale dove lo passò? Mo me ne vado in una trattoria e poi mi ritiro. Allora restate a mangiare con noi. Cioè, tu fossi scema. Li fate restare. E Dio sa, soffro con i reni. Ma il pranzo c'è sta, la roba assai, stalta sì, te la faccio la miseria. Ambito, solo a pensare che di questa serata ve ne andate a mangiare dentro una trattoria, ci mettete di mal umore. Senza cerimonie, vedete, mio fratello ve lo sta dicendo proprio con tutto il cuore. Sì, da no, mio figlio, non potete rifiutare. Ma come faccio? State fuori casa. Gesù dice, come faccio? Tutto sto dicendo una volta. È un suco. Va bene. E restate qui con noi. Bravo. Cioè, mi è tenuto posto a tavola che ho Vittorio e resto con lui. A porta. Va, questa è mia figlia col marito.
Mo ve la faccio conoscere. Nino! Auguri, papà! Benedetta! Buonasera e auguri a tutti! Benedetta, pure a te! Avurtate passarello! Buonasera, mamma, tanti, tanti auguri! Grazie, sai, grazie! Buca a porta, la buca a porta! Grazie, papà! Faceva freddo, pure! Sì, parecchio, sì! Ah, lì, stai caldissimo! Sì, stai a posto! Pasquale, quindi tu cappotto, faccio pazienza. Sì. O mette dentro lo salottino ben piegato sopra il divano. Vabbè, ma ci penso io, non la preoccupiamo. Ma questa è roba buona. Ma ci penso io, che proprio... Pasquale! Lucari! Pasquale, qua siamo arrivati alla dogana. Ecco mai. Concetta. In serra. E il bancolotto come va, don Pasquali? Ah, bene, bene. Di queste giornate la povera gente gioca. Sono giornate i punti, capito? È naturale, ognuno tenta la fortuna. Ci penso io, Ma ci siamo tutti? Sì, tutti quanti. E ora ci mettiamo pure a tavola. C'è pure un'amica di mio figlio che teneva la famiglia a Milano. Allora... L'ho invitato a mangiare qua, ti dispiace? No, affatto. Papà. Siamo più allegri, certo. Simpatico giovane, mo te lo faccio conoscere. Grazie. Don Vito, a Vito venite. Vi voglio rappresentare mio Gedeno. Questo è Vittorio Elia, è vero? Ho detto bene? Elia. Questo è amico di mio figlio. Questo qua poi, quello, vedete? E Nicolino Percuoco, fabbricante di bottoni, quello che vi ho detto prima, che beh, tiene centinaia di operai, le responsabilità, tiene i pensieri. Ma sta nervoso. Non sapevo niente tu, eh? Non ne sapevo niente! Ah! Statta ferma, che mi fai male. Ecco qua, state posto, è tutto pronto. Concia, ma che è stato? Niente, Lucari, niente. No, dì, dica che è stato. Tu sto dicendo, ma che è stato, dì. È stato. Ma niente, non è stata niente. E vieni, si posso sapere niente. Non porta giù. Vieni in dai cucina, vieni, ma da una mano, vieni. Mamma. Mamma, ma che è stata? Ma niente, non è mia mamma, niente. Oh. Ma che è stata, mamma? Ma c'è il capatore, guardate bebè. Mi ha creduto, avere i tampi, zassa in capa. Vacca vicino, lei. Mi darete una spiegazione? Di che cosa? Voi lo sapete meglio di me. Mi attribuite un potere divinatorio che non posseggo. Comunque più tardi ci spiegheremo. Sono a vostra disposizione. Queste sono i re magi. Voi l'avete visto, scusate, permettete. Gaspare, Melchiorre e Baldassare. La sera di Natale li teniamo qua tutti e tre. Mangiano con noi? Nicolì! E tu stai imbriato. Ma ci ha fatto una rasata. A Giritte Cassandire e Maggio, Gaspare, Melchiorre e Baldassare dice mangiano con noi. Ma... Sta proprio frastornato. Certamente ha fatto questione con Ninucci. Sicuramente. Che sei? Marito, Vito. Io ve l'accuso a tutte e due, marito e moglie, fanno sempre questione. Ci volete qua. Perché lui, la ragione io la so, mangia assai. Mia figlia lo fa per bene, mo si è ingrassata, ha messo la pancia. E allora quello lo fa trovare la verdura la sera quando lui torna. Quello quando viene la verdura, diventa un diavolo.
vuole mangiare forte perché lavora, povero uomo, vedi? Se ne va con gli amici a mangiare dentro le trattorie tutto quello che lo fa piacere, pasta e fagiolo, cose, eccetera, pasta. L'ha pure la moglie, perché poi ce lo vanno a dire e fanno questione, che stai? Le avere date, mangiate i maccaroni, che se hai ragione, abbiamo una volta. No, no, vi sbagliate. Mai come in questo momento vedo che c'è un accordo completo. A noi ci fa piacere, eh? E come no? Vuol dire che state d'accordo, che vi volete bene, e io che pago trovare. E io pure faccio sempre questione con mia moglie, certe volte i strilli si sentono abbasciato a guardaporto. Ma poi ci vogliamo bene, parlate male mie a concetto, ma per carità ve la fate nemica. C'è l'amore, c'è l'affetto, l'attaccamento alla famiglia. Oh. E così ho educato anche mio figlio Tommasino. Ma chi? Ne puoi darlo? Che fa? No. Ci bisogna di rassegna, ci bisogna. No, guardi, ragazzi, che c'è Stefano, mosca, c'è Stefano. Ah, no, mosca, non c'è la mosca. Come si dice? Ne puoi darlo, non è roba tua, non ti piace. Che ci fai vicino per sempre? C'è Stefano, mosca, c'è Stefano. Cavoli, dammito. Fa questi dispetti perché lui dice che è giovane moderno, che il presepe non la piace. Ma quello vuole bene la famiglia, vuole bene il padre e la madre, e tutta la famiglia. Nicolì, quello ancora oggi, ma te ne dà, quello è un giovanotto, non è più un ragazzino, quello scrive la lettera alla madre il giorno di Natale e ce la fa trovare sotto piatto. E a me mi fa piacere perché vuol dire che lui per la madre ha sempre lo stesso rispetto, diciamo lo stesso amore. Aspetta. Mo te la faccio. Ti sei messo paura, Nicolino? Mi dispiace, no? Mo te la faccio sentire. Tommasi. Fai sentire la lettera a Nicolino, va? La lettera di mamma, vai. Fallo sentire a lei. No, andiamo bene. Ah, conosce Nicolino, ma conosce quella dell'anno scorso. Ma questa è una specie che dell'anno passato, avete capito? No, c'è sta quella cosa nuova alla fine, ti ricordi? Fallo sentire, ah, voglio sentire Nicolino, pure Don Vittorio, che la mamma sta friendo i capituni, non sente. Io mi chiudo pure la porta. Così sentiamo la lettera che ha scritto. Sentite i sentimenti di questo ragazzo, i sentimenti. Ogni anno c'è, ma sentirà la stessa lotaria, Asca, se non vuoi sentire la latania, te ne vai in camera tua. La soddisfazione di leggere la lettera la devo avere. Vai avanti, Tommasino, vai. Cara madre. Cara madre, eh? Tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre. Nata voi. E queste già l'hai detto. Asca, l'ha detto una volta, due volte, 10 volte, che te ne importa? Stai zitto, lo sai, il ragazzo ha avuto la malattia di nervi, è nervoso, guarda la gamba, guarda. La vedo. Vai avanti, vai. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovine.
ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami. A cambisa, magli e calzettine. Lucari, mi ha mandato un piatto. Chi ha fatto bene? Come ha fatto bene? Chi la mamma mandava all'ospedale ha fatto buono? Naturale, ma tu non lo lasci passare uno. E cameriere, lascialo leggere, te l'ho detto, ha avuto la malattia, è nervoso. Guarda la gamba, guarda, guarda la gamba. Vai avanti. Pasqua, dobbiamo mangiare, piatti ce ne stanno poca, hai capito? Ho capito, ho capito. Liegge, liegge, che non ti curo proprio, ma metti che spallo io. Vai avanti, vai avanti. Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno passato e questo te lo dico anche adesso. E so dici magnan. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Cara madre. Un momento. Cara madre. Un momento. Vai avanti, vai avanti. No, un momento. Devo chiarire prima una cosa. Io ho capito la cosa che vuoi chiarire, ma è meglio che andiamo avanti. No, è meglio che chiariamo prima la cosa. Perché non mi hai messo pure a me nella famiglia? Eh? Secondo te io non esisto. Pasqua, abbozza. Ma che c'è abbozza? Non voglio abbozzare, hai capito? Io sono così e mi ha da mettere pure a me. Ma zi Pasqua, io non posso. Io. E perché non puoi? Mamma mia, beh, non c'è spazio, lo vedi? Che c'è fa? Non c'è spazio. Tu tieni un foglio di carta a mano che mi pare un asiloco, non c'è lo spazio. Mi ha mettere pure a me nella nota della salute. Voglio. Mettemi pure a me, perché sennò stasera c'è un dusso che è Natale. Tu a capa mi non la conosci, eh? San Caramino mi fai a ricordare di specie antico. Mettemi rinda nota, perché sennò ti appizza la frocchetta ancora, voi! Ma tu veramente fai? Ehi, faccio veramente! Fai ovvero! Faccio vero! Ma allora sei scemo! Sto scemo! Ci ho fatto andare un giro, come a quella età, che era un uomo anziano vicino a un uaglione. Dice, ma a pizza la forchetta, che pizza, ma Pasqua, che pizza, che madre lei lo vado su. Talondaro giro, a pizza. Ma stiamo sentendo, Pasqua, guarda. Se quello ti mette nella nota della salute, tu hai veramente cambi 100 anni? No. Oh, e allora? E allora è per principio, va bene? Per principio. Per principio? Naso per chiarire. Vabbè, mette anche a Pasqualina nella nota, va? Ma come faccio? No, metta a Pasqualina nella nota, ma come faccio? Ci guastiamo a Natale. Ma come faccio? Non... Metta anche a zia Pasqualina. Allora, metta pure a lui. Ma poi il Padre Eterno sa quello che deve fare. Farisei siete, farisei. Mette 10 anni, mette 6 mesi, non mettere niente. Non mi passa manca pa' capo. Figuriamoci, leva a me e metta is. No, no, metta a padre te leva a me. Io. A me metta 3 mesi, 3 mesi di vita. Cara madre, che il Signore ti deve fare vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino, a me, e 100 anni pure a zio Pasqualino, però con qualche malattia. Sei una carogna sei! Questa è la proposta. la proposta, padre. Pasqualino, dai pigliare, che le devo bene, voglio uno. La proposta. O vedete, don Vittorio, sono questa questione così, senza odio, senza rancore, diciamo senza conseguenze, se poi ci vogliamo bene, c'è l'amore, c'è l'affetto, diciamo, la famiglia unita, e io ogni anno quando viene Natale devo fare il regalo a mia moglie, se no non mi pare Natale, mi sembra un malaugurio.
2 anni fa ci comprai un bel taglio di cappotto, su ufficio, che mo se lo metto stasera per andare a messa, pesante, bello. L'anno scorso, l'anno scorso si spegnerai l'orecchino che stava pegnorato, ci facette trovare a tavola dentro un piatto sotto un salvietto e sotto la condetta. E pigliava, ma ci visto una davvero, si baciava e ci piangeva. Era commovente l'anno scorso, commovente. Quest'anno ha già pegnorato l'orecchino e ci ho comprato un altro regalo. Mo ve lo faccio vedere, mo ve lo faccio vedere. Lucari, mo va a capigliare pure un regalo mio, ce lo voglio far vedere. No, Luca, non fa sentire, mamma. Mo va a capigliare pure un regalo mio, lo voglio far vedere. Vito. Questo è il regalo che ho preso a mia moglie. Aveva perduto ombrella e io ce ne ho comprato un'altra, ancora più bella di quella che tenevo. L'ho presa da un negoziante, amico mio di tanti anni, me l'ha consigliato. C'è il fusto, questa è eterna, la seta speciale, senti. Ah, sì, sì, sì. Questo qua poi, vedi, questo è legno di rosa. Ah, questo qua. È forte. Bello. Nicolì. Il manico poi è corno vero e questa è partita sua, tu te ne intendi, è vero? Sì, sì. Guarda, tocca. Bella qualità. Questo è il mio regalo, ti piace? Sì. Io ho già pensato pure come ce lo dobbiamo regalare. Sì. 2 minuti quando mi metto d'accordo con mio figlio e mio fratello per una sorpresa a mia moglie e poi sono a voi. Tommasì. Nicolì, mentre parliamo, dentro a credenza ci stanno un mazzo di carte da gioco. Fatevi una partita voi due, stanno senza fare niente. Sì, l'idea mi è venuta quando sono andato a comprare i rimaggi. Sì, quando Concetta si mette a tavola, sì. Ci presentiamo come i rimaggi che portavano i regali al bambino Gesù, che portavano oro, incenso e mirra. E io ho pensato pure come devo dire. Sì. Dico, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io da Gioverta. Da questo ombrello. È bellissimo. Sì. E io poi dico, aspetta che dico. Tu scendi dalle stelle. E so di che? Oh mia Concetta. E io ti aggiungo un bravo. Aspetta. Ci spassano. Io che dico? Chi a ricere? Non dico niente. Quel tua madre lo sa che tu soldi non ne tieni. Tu vieni appresso e fai tararararararara. No, ma non voglio fare. Sì, tarà, è bello. Voglio buttare la borsetta e ci faccio lì, la borsetta mi. E tu lascia la borsetta, lascia la borsetta, è aso. Tu fai una cosa nuova, hai capito? Tu la lettera la metti dentro un piatto e ce la porti con 4 fico secco, 4 noci. Che è stato allora? Che? Papà, se ne è scappato un capitone che ti avendo tagliato. Sapeva che era. Mamma, ma fra un capitone, tu stai cagando vicino a fuculare, ah, morì. Cosa hai detto? Senti, una mamma, si è fatto male. Mamma, non c'è, che ti hai fatto? Mamma, vi siete fatto male? Mamma, sai mamma, vi siete fatto male? Nonna Concetta. Nicolì, una seggia, papà, piace. Una seggia. Mamma, ma sì. Porta un passaggio. Apre la porta. Faccia pietra, Concetta. Non può capire. Ci vuole un aiuto in cucina, tu certe cose non ne puoi fare più, tieni un età, lo vuoi capire se non leva sta mano? Guarda qua, guarda. Quello invece essere qua, era qua, ce ne hai parlato, ma non ce ne hai. Ma ti devo che stia? E ogni anno il combino, ogni anno. Stringi forte, leva in mano. Fa male però. Si deve stringere. Ma fai male, ma che mani? Sa da stringere, c'è un bombone, capisci? Ecco qua.
Ho capito, non hai da fare. Ma che se ne aiuto sotto focolare mi zia carbone. E chi la capisce, la morte? Ma muovo che fa con me. Prima ci vuole prima a fare. Andiamo a prendere. Andiamo a prendere. Ero solo a scappare. Sotto la granella. Mi piace, scusa. No, tagli con la sola. È caduta la granella. Ma che cos'è? Ho capito, ha trovato la finestra aperta, si è menato a basso. Mia mamma, mettete qua a tavola che hai pagato in dai cuscini, I muli si lavano un momento in mano, non si fa scalì. In dalla camera mia, c'è sta pure un sapone, asciugamani, vieni in dalla camera, non ti sì. preoccupare. Grazie. Io pure mi voglio lavarsi in mano, che mi vengo. Via. A te. Mia bella, ma a tavola con le mani pulite. E sono pulite, cammini. Invito senza cerimonia, se vi volete lavare le mani, c'è grazie, tutto. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno, eh? E vabbè, mo ci vediamo, permesso. Vieni, fa compagnia a Don Vittorio, noi mo veniamo. Io non volevo rimanere. È stato tuo padre che ha insistito. Ehi. Ma io me ne posso pure andare. Ninù, me ne posso pure andare. E adesso sarebbe peggio. E io ho capito perché tu agisci così. Tu vuoi fare succedere quello che non deve succedere. Hai ragione. Ha visto la lettera. È di mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale da lei. E perché non sei partito? E me quando parla così mi faccio rissa, fa cose pazze. Ma insomma, per te non sono niente più. E tu? Io non so ci stessa cacciare riuscire. Tu si non mi niente. Carogna, scinna bascia, muoia scendere, muoia. E quando, scinna. No, Vittò, non scendere. Non ti va bene, moglie, non ti va bene. Ti mi sattavo, grazie a Dio, Ma ti mi sattavo. Avrete qua una figlia vostra, avrete. Difendo un innamorato suo. E voi sapevo tutta cosa. Ruffiana. A me? No. Scinna. No. Che te facimmi con troppo? Mamma, che le s'accirano? È figlia mia. Mamma, s'accirano. Mamma! Mamma, si muove, mamma! Nicolì! Madonna mia. Tu scendi dalle stelle, oh mamma, mamma.
questo l'ho fatto fresco. Stiamo andando avanti a caffè. Proprio. Mi ha chiamato vostro marito da sopra la finestra della cucina. Ah, che vuole? Non ho capito bene, perché proprio in quel momento stavo girando la caffettiera. Ha detto che adesso scende. Vabbè. Non c'è, non c'è caffè. Mi sostenete. Pigliata, mi fa bene. È caldo, caldo. Yeah. Piccere, pigliatevelo poche caffè. Io se non mi pigliano poche caffè, ma dormo a letto. Aspettate. Questo c'ho da mandare un Pasqualino. Il rispetto. Pasqualino. Due tazze. Bene. Ah, due pigli. In la cucina tre c'è Stefano. Due le ho messe io perché tu in la neve. Bevi qua, tanto io ho finito. Aspetta, bevo prima io. Buongiorno. Buongiorno, professore, buongiorno. Buongiorno. Che volevi? Volevo sapere se resti, se sali, me ne devo scappare. Aspetta. Ti ho portato la chiave di casa, ti. Non ci pigliate manco un caffè. Qua, qua. Qua ci abbiamo dopo stare. Oggi piace il caffè, grazie. Raffè, che è a me? È finita. È finita. Quando va a fare una macchinetta piccola per lui. Vabbè, ben presto. Ma da passa, signor pastore, ieri è venuto il dottore, l'ha guardato e ha fatto una brutta faccia. Ma la notte come l'ha passata? Come era passata? Chiamava Nicolino, voleva Nicolino, ha fatto un arto. La verità, gli tengono un buono presentimento. Sì. Ieri sera Don Luca stava peggio, stava veramente male. Ma invece adesso riposo. Carità, nonna Carmè, come riuscite? A me lo Cariella non me la conta giusto. Perché? Perché? Che lo, o braccio sinistro, verito, non muove più. La lingua si è tirata tutta quanta. Quando parlo, parlo tutto un po'. Non si capisce niente, non si capisce. Donna Conce, ma riconosce? Qualche volta sì e qualche volta no. E ieri mi sono avvicinata al letto. C'ha giurito? Lucari. E che ho? C'è una cosa, non piace. Se sei la donna è peggio. C'ha giurito? Lucari. Guarda, sono che Concetta tua mi riconosce. Se mi ha guardato un po', mi ha fissato e poi mi ha detto, ah sì, tu sei Don Basilio. E chi è Don Basilio? È rimasto impressionato, perché da 20 mesi era paiette massangato. E ti ha sentito il barbiere del trovatore. Ci regalavano certi biglietti. Che lo vermo pare Don Basilio. E che cos'è? No, Alberto è rimasto senza caffè. Mamma, ci offriranno poche prole bolle a papà, sì. Caldo caldo. No, a mamma è riuscito a lasciarla stare. Che l'ho pigliato su. Papà non ha carne. È meglio, lasciatelo riposare. Quando si sveglia glielo riscaldato un'altra volta. Il dottore quanto deve venire. Avessi avuto a staccare. E Tommasi? E che ti ha affanato tutte le gramma Nicoline. Ma mi vorrete venire? Beh, io me ne dovrei scappare. Arrivederci. Olga! Io me ne scappo. E va te.
aspetta. Aspetta. Donna Concè, voi sapete che faccio? Aspetto prima che si svegli Don Luca e poi me ne vado, va bene? No. Nino, Nino. Così contenta, ma ti ricordi a questo posto luogo tutti gente. Giurami che fai pace con tuo marito e che fornisci tutte cose. Hai visto che hai fatto succedere, hai visto? E non mi decidi più. Quello poteva mai immaginare che succedeva quello che è successo. Ah, donna Carmela mia. Ha tenuto a capa tosta. Tosta l'ha tenuto che lascia. E siccome a Lucari non ci ha fatto sapere mai niente. Ma bravo. Mai. Ma capirete, con fatta di 3 sere fa, è stato come una mazzata. Il capo caletta, il capito. Si sono detto male, povero. E subito si va a mettere in toglietta. E poi sta giù alla cacca. Signore. E chiama Nicolina. Boa Nicolina. Tanto sono 3 telegrammi che mi ha fatto. E Nicolina non si vede. Donna Conce, ma perché il marito l'ha lasciata? È ovvero. Immediatamente. Se ne è andata da certi parenti a Roma e ha detto che non la vuole vedere. Beh, io me ne scappo e non mi trattenete. Olga, io me la visto scappare. E che aspetta? Se te ne devi andare, vattene. Sei sempre l'eterno indeciso. Lo so, ma a me mi pare che devi far ricere una cosa. Sentiamo, che mi va ricere? Ma non mi ricordo. Non si ricorda. Che faccio? Torno a casa per mangiare? Se vuoi tornare, torno. Io faccio un poco di pasta al buco. Vabbè, figurati. Donna Concè, scusate. Io rimarrei ancora, ma devo mostrare il mio campionario a un cliente. Ma che se non porta il suo cliente? No, che quello viene da Milano. Che lo stai che la maniera, penso un milanese. Vabbè, calma, calma. Vai, che è bello, va. Sta proprio la creatura. Avete visto che faccella che ha fatto? Non si riconosce più. Capirete? Sono 3 giorni e 3 notti che sta vicino a chi l'urietta. Non sa più che fa, perché lo padre non sa più che fa. Scalerò palazzo e va 30-40 volte al giorno. A tuo dottore, a farmacia, a tuo dottore, su e giù. Il mio bello, cori mamma d'ori. E ti chiede il carocchio di Savorà! Sì, donna Concè, per carità. Sentite, io me ne scappo, arrivederci. Arrivederci. Olga, non mi dire niente, ma io me ne scappo. Battenta. Nicolina, Che svegliato, Luca. Vuoi sapere se è venuto Don Nicolino? Sempre con Nicolini, ci pare. Muovene, Lucari, muovene. Papà, iamo, pigliate questo po' che brulia. E che c'ho dai freddo, brulia, papà, va a riscaldare, va. Papà. Pigliata va bevanda. Un signore, il dottore ha detto ogni ora un cucchiaio. E mo è passato, no? Non signore, ci vuole tempo. Stato zitto tu.
Statta zitta tu. Io sono il fratello e posso parlare. E moverim. E moverim. Ma pare che sto momento va a appiccicare. Ma non c'è. Oh, dottore. Ciao, dottore, meno male, va. Buongiorno a tutti. Dottore, aspettavamo con ansia caffè o caffè o dottore. Ah, grazie, grazie. Lo prendo volentieri perché stamattina sono uscito in fretta. Ma Raffaele, mi sta da tazza per mio figlio che l'ha fatto tre nottate, voglio. Mo scendiamo a pagare il bar. È riposato stanotte? Ma che, dottore, ci ha tenuto svegliare tutti quanti. Ecco qua, questa è la febbre che ci avete fatto segnare. Ah, sì, sì, sì. Date a me, date a me. Vedolo, come andiamo, eh? Voi state una bellezza. Così spero sentire di voi. Nicolino, Ma qua c'è stata troppa gente in questa stanza, ve l'ho detto anche ieri, donna Concetta. No, dottore, questi signori sono venuti da poco. Come no, io ho fatto compagnia a donna Concetta. No, no, gli togliete l'aria. Usciamo. E mi va a pigliare una tazza di caffè a tazza. Aspetta, che la sigaretta. Ecco, sorella, ma qui con la vita a tazza. Olga, sai che ho pensato? Ma senti, prima il dottore che dice e poi me ne scappo, va bene? Olga. Oh. Mamma, il brodo. Ci dottono poche brodo di pollo. Dopo, voglio prima visitarlo. Ti accomodate. Vediamo un po'. Donna Concetta. Scusate, dottore. Donna Concetta. Che? Ah, pure che state, scusate. Non capisci, che scarpe rindorietto. Le ha nascoste, sennò il figlio se le vende. E addirittura? Eh già, io mi vendevo le scarpe e papà. Ma perché te metti paura di vendere le scarpe tuo padre? Io devo vendere tutta roba mia. Tutta roba ragazza. Bene. Andiamo meglio. Ma avrei detto andiamo meglio. Andiamo meglio, sì. Maronna mia bella, ti ringrazio. Lugariello. Lugari, hai sentito il dottor Gaetta? Andiamo meglio. E che re? E non dice niente, guardate. E cacciari, c'era volta quando stava malato, parlava sempre, E non dice niente, non dice. E Lugari, guarda là chi ci sta. A vedere chi ci sta che la bella faceva che è una Carmela. Allora, mai te conosciuto? E Lugari? Lugari racconta a donna Carmela un fattere fagioli. E qual è sto fattere fagioli? Amo, volete far sentire da lui? Volete con marito? Un gesto mi fa contare sempre il fattere fagioli. Fatti tanto anno fa.
Ti ricordi? Ma Nicolino quando venne? Mo venne, mo venne, coro mi va, vecchia. Ma raccontateci al primo fatto dei fagioli, vedi? Io mi si dai con un poco di febbre. Di febbre, un po' di febbre. Un certo gli altri, io chiamai il dottore. Io tu dici, aspetta, guarda, sono denari buttati, io domani non tengo niente più. E noi, gli altri, un certo, io chiamai il dottore, no? Poi la pubblicazione, una pubblicazione, e poi è peggio, ma vabbè, e chiamo, quasi metto una cosa a capo con gente. E tu, fece una visita, e tu, ma questo, come dicetto, questo? Dicetto, questa è una cosa viscerale, non deve... No, cioè, è una cosa viscerale, non devo mangiare. Se mangio, non mi posso la febbre. Non ci arrivo. Quel giorno, quel getto, ero cattivo, giorno la pasta, i fagioli che li fa bene, a dove passa a fare su, per tutta la casa, che è qua per lavoro. Io dicevo, oggi, ma come? Come oggi? Io non mi sento niente bene. Tu hai fatto i fagioli la pasta. E che, come ti permetto? E no, io ho detto, no, io ho fatto un brodo, e già, perché io facciamo un brodo a me non mi so. Cos'è? E allora, senti, tutto questo addore di pasta e fasole che si sente per la casa, ma io, ah, chi l'ha fatta la signora Rimbetta? Oh, e dice, la signora Rimbetta che mi mandasse un biattino, tanto, magari facciamo tanta attenzione a loro, perché non, non l'ha fatto, deve stare giù, sapete, il dottore... Quello che se ne accorge che hai mangiato, e figura fai, sei un uomo, sei... vabbè. Da capo famiglia, quando è stanotte parlavo, io sono tremendo, che sono io? È tremendo, lo dai, sono tremendo, non ne metto una cosa ancora. E poi a notte, con sette avevo preso sonno, io mangiai. E ti dà così, che io faccio, quando si fanno i fagioli con la pasta, in casa mia si fanno che bastano per tre giorni. Tre giorni? Eh sì, tre giorni, perché ci piacciono scalfate, poi anche fredde, a te, fredde, sono quelle per merenda, si fanno anche per merenda. Io ti dà la cucina, ma se stai vicino al tavolino, gli avevo cucchiato e mi tirai a zuppire, che era bella, vero, vero. E ti lungo del dragone. E dunque del dragone. Quel giorno ha perso, non deve neanche un po' di febbre. Cioè, mi si dà fresco fresco, come mi si dà? Fresco. Un altro scienziato, allora, senti, riesco a mangiare e non deve passare la febbre. Dai, che ciuccio. Beh, io me ne vado, eh. Ho delle visite importanti oggi. Dottor. Dottor, vi accompagno. Sì. Dottor, come sta mio fratello? Come sta, papà? Beh, non bisogna disperare, eh. Certa batosta l'ha avuta è piuttosto pesante, ma io ho visto dei casi anche peggiori che si sono risolti abbastanza bene. Ecco. E speriamo. Ma domani venite.
Un Pasquale che venga a fare domani. Dottore. Su, su, fatevi coraggio. Fatevi coraggio. Principalmente fate coraggio alle donne. Dottore, voi che dite? Solo un miracolo. Ma non ce la può fare. Su, se avete bisogno di me mi chiamate, eh? Oddio, arrivederci. Oddio. Su. Don Lu, state per buone. Arrivederci, dottore. Buona giornata, signor Vaccumbat. Ninuccia, io sì. Mamma, dammi una mano alla stittazza mia, se abbiamo visto che bene è andata a voto tutto che la gente. Ma mi dà una mano pure me. Una Carmela mi ha scostumato, in 3 giorni sono andate 2,5 chili di caffè. Vi capisco benissimo, tanto è loro. E chi le questa venano? Sì, mamma, mo c'ho di chi però, eh? Fate bene, lo levano l'aria a chi lo poveriene. Oh, che diavolo! Donna Concetta. E voi che fate qua? Donna Concetta, non me ne cacciate. Andatevi. Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. Andatevi. Lo so. Tutta la colpa è mia, ma credetemi, mo ve la ritrovo sottoterra. Sono 3 notti che passeggio sotto il portone. Mo è sceso il dottore. Volevo baciare la mano a Don Luca. Donna Concetta, non mi negate questa grazia. Ehi! Di morire! Cosatta? È venuto di morire, hai visto? Hai visto, Gloria? Sì, ho visto. Io volevo un piacere che mi hai fatto. Quando tu mi dicevi, quello di Curino non viene. Ma io ero sicuro, è sicuro. Io va bene a me, io va bene. Deve fare un uomo. Non devo andare a sentire la gente cattiva che vuole male della famiglia. Nucci, adesso Nucci. Sto qua, papà, sto qua. Nucci. Dammi la mano. Ecco così. Fate pace, giurate che non vi lasciate più. Giurate. Buongiorno, non Nicolino. Giurate. Non ce l'hanno fatta mai. Don Nicolino. Buongiorno, mamma. Come sta? Povera donna, lei ha sofferto assai, povera donna. Marì? Ehi, Marì, hai fatto papà, hai visto? Hai fatto male. Giuseppe è bello, Giuseppe. È bello, Giuseppe. Adesso su.
Buonanotte.